Vida Loca Television. Parte questo nuovo appuntamento con Movida Loca Television, una location speciale, anzi d'eccezione, bar pasticceria Mosè di Casalnuovo di Napoli. Mi trovo con Raffaele Liuzzi, che molti dicono: Mario, ma chi mi sta intervistando? Ebbene sì, ve lo svelo nel suo nome d'arte, nella sua vera professione, Raffo Art, il writer napoletano ma di rilevanza internazionale. Benvenuto su Movida Loca Television. Salve a tutti, ho detto la sincera verità, perché ormai io per il popolo sono Raffo Art, ho cambiato nome e cognome. Raffo, che della tua passione fin da bambino ne fai una vera e propria professione, al tal punto da avere tanti lavori, o meglio, vediamo su tutti i muri di Napoli, della Campania, e tante persone ti chiamano perché vogliono essere impresse proprio con lo spruzzo della tua pittura le proprie idee. Sì, è vero, è vero. Parte così per un gioco, diciamo che io parto già da piccolo come disegnatore con la matita, con i pastelli, per poi per fare il percorso artistico laureandomi all'Accademia delle Belle Arti. Poi comunque tutto nasce nella periferia, dove nasce il ghetto, dove non c'è niente, tra i muri grigi della periferia. Si inizia così con degli amici a divertirci e poi piano piano te ne accorgi che è qualcosa in più, e oggi veramente sono un punto di riferimento in Campania. Tantissime creazioni tue le possiamo notare un po' ovunque, ma c'è qualcosa che ha spiccato, ha richiamato l'attenzione della stampa internazionale. Vogliamo dire quale, o vuoi che te la sveli io? No, hai detto la santa verità, perché comunque tutto parte da questo piccolo progetto che tra virgolette io l'ho fatto in una vena di dolore, perché era il periodo dove c'erano i rifiuti a Napoli, e io partivo con questo progetto come urlo, e lo chiamai l'urlo partenopeo, che era dipinto di nuovo l'urlo di Munch, dell'artista olandese, che gridava sotto il golfo di Napoli, immerso tra sacchetti di immondizia che crescevano in ordine crescente. Poi ho fatto la Gioconda e il Davide di Michelangelo, per poi finire al topo di Mickey Mouse, quello là di Andy Warhol, che stava sotto il golfo di Napoli e mangiava tra i sacchetti di immondizia. Quindi è veramente un progetto che addirittura ha riscontrato anche l'attenzione dei media a livello televisivo. Anche Current, Sky, ha fatto un corto che durava circa 8-9 minuti, che prendeva il meglio di tutta la mia arte. Ma la cosa che a me ha un pochettino così spiccato l'attenzione è che in ogni tua opera, queste qua di rilevanza internazionale, vedi l'urlo di Munch, vedi la Gioconda, comunque hanno una base di Napoli. Ciò significa che tu comunque porti Napoli ovunque. È vero, comunque io diciamo che ho questo debole, io sono troppo ma troppo innamorato. Appunto questo, ormai sono anche l'artista che fa, tra virgolette, politica, tratta il sociale quando fa un dipinto, perché voglio che la mia città prenda la cosa migliore. L'ultimo dipinto che ho fatto il golfo di Napoli che è vestito da signore con la cravatta, pensa un po'. Quindi quello è meraviglioso, tu l'hai visto? Sì. E quindi come faccio a dire che quando c'è qualcosa di rilevanza mediatica brutta su Napoli, io cerco sempre di farla diventare bella con i miei dipinti. Diciamo un po' che la brutta notizia subito corre, quella bella ci mette un po' più di tempo, ma ci sono state le vicende che hanno segnato l'anno 2012 che tu hai riportato in graffiti. Vogliamo dire che cosa è successo a gennaio? Certo, vabbè, io ho fatto una cosa molto importante, che ho ridipinto di nuovo la tragedia della Costa Concordia, e che ha avuto veramente un effetto mediatico devastante. Solo online ho avuto 180 articoli di giornale, tutti i siti hanno parlato di quel quadro. E poi abbiamo avuto la morte di Lucio Dalla, che anche l'ho riportata su un muro di Gian Turco. Però la cosa più importante che ho fatto è stata la Biennale di Venezia con il direttore artistico Vittorio Sgarbi. Vittorio Sgarbi, quale ti ha fatto veramente molti complimenti, eh? No, la differenza tra me e gli altri artisti è che io avevo il privilegio di dipingere live durante la mostra. Quindi io mi montarono un pannello 3 metri per 3 metri all'ingresso della mostra, e io in 10 minuti con due spray bianco e nero dipinse questa bimba di 3 anni che comunque si trovava con l'iPhone. Quindi questa pure attenzione mediatica da parte delle persone, che si fermarono intorno ai 400-500 persone, e Sgarbi si innamorò di quel dipinto, mi fece più di 10 domande, si fermò, e il giorno dopo si scatenò l'effetto mediatico su giornali e televisioni.
Raffo, tu attualmente sei anche il writer della porta accanto, nel senso che sei colui che non sei irraggiungibile, è vero? È vero, è vero, è vero. Questa è una cosa molto importante, perché a volte la troppa pubblicità ti porta ad essere quasi irraggiungibile, mentre invece basta contattare su raffoart.it, qualsiasi tipo di lavoro, tra la cameretta di un bambino, un locale, è tutto abbordabile, perché io lo voglio ricordare, io nasco nel popolo e non me ne vado, cioè ci rimango, ma con tanta serenità, perché veramente amo dipingere e voglio essere sempre l'artista napoletano, sempre. Ricordo che pochi mesi fa hai fatto una cosa per l'arte, diciamo che al Museo di Casore, che cosa è successo? È successo che ovviamente stiamo parlando di arte, quindi in un momento storico sbagliatissimo, perché ormai l'arte è disprezzata, ormai non ha più il valore di una volta, e l'arte contemporanea si sta mantenendo sugli stuzzicadenti. Una realtà che ha creato Antonio Manfredi, che è il direttore del Museo di Arte Contemporanea di Casora, sta per chiudere. Quindi lui una volta a settimana sta incendiando uno dei quadri più importanti del museo, e noi 2 settimane fa abbiamo incendiato il mio quadro, che era il grido napoletano, che era una persona che gridava con un urlo esasperato, e ha fatto un effetto così tanto tragico, immerso tra quelle fiamme, che d'altronde hanno anche registrato un film francese che tra pochi giorni uscirà. Beh, non è molto una cosa molto simpatica incendiare un'opera. È una cosa molto triste, però comunque già Antonio Manfredi sta riuscendo ad arrivare dove vuole. Al suo scopo. Sì, certo, perché solo così bisogna arrivare all'esasperazione per poi arrivare agli obiettivi che uno vuole. Vanti una grande collaborazione con una piccola emittente televisiva, diciamolo, Movida Loca Television. È vero, ma comunque c'è questo piccolo progetto in atto, però non sveliamo, perché la cosa più importante è vederla e non raccontarla. Posso farti una domanda io personale? Certo, dimmi. Vedendo questo logo, cosa saresti in grado di fare? Ma guarda, secondo me questo logo rappresenta un po' la nostra città, quindi cosa c'è? Allora, guarda, io mo lo voglio spiegare, perché c'è la M di Movida, c'è la M di Mario, e c'è una cosa che ci rappresenta, ossia il Vesuvio. Bravo, è vero, ma io sono molto debole a questo simbolo. Tu con Napoli ormai la metti un po' ovunque, siamo pronti? Siamo prontissimi. Andiamo allo studio di Movida Loca Television? Andiamo. Vai! Eccolo qua, è finito, lo abbiamo visto poc'anzi. Io ti devo ringraziare ufficialmente, guarda, a nome di tutto il mio staff, perché hai realizzato un'opera al di là, ci togliamo il cappello con Lucio Dalla, con la Costa Concordia, ma spero e penso che questa sia anche una nel tuo curriculum di creazione. L'importante è proprio questa che hai fatto, questo servizio televisivo è importante per far vedere che alle persone non bisogna raccontarle, ma bisogna farle vedere, perché le immagini contano più delle parole. E allora facciamo una cosa, rilanciamo un'altra volta i tuoi contatti, un numero di telefono che poi comparirà qui sotto in sovraimpressione, e poi lanceremo una cosa speciale. Vabbè, comunque su Facebook io ho solo un profilo e poi c'è una pagina che è Raffo Art, e poi sul sito internet raffoart.it e il numero di telefono compare in sovraimpressione. Quindi questo è il numeretto di telefono che dovete chiamare per contattare lui direttamente, senza intermediari, senza agenti, senza manager. Quella è la trasparenza dell'artista. Non ci credete? Guardate qui ancora.
Io ti ringrazio veramente a nome di tutti della DP Studios, lo studio di collaborazione con Movida Loca Television. Inoltre, cioè, voglio lanciare io personalmente il messaggio: c'è Raffo, sta qua, chiamatelo come e quando volete, è a disposizione. Anzi, dite: sono un amico di Mario Pelliccia di Movida Loca Television. Lui, eh? Certo, beh, comunque vi voglio ringraziare anche io, perché dietro questa persona lavorano tanti professionisti, e diciamolo che oggigiorno è difficilissimo trovare. Ci siamo incontrati, ci siamo conosciuti e sono nate tante belle cose. Lo dice lui: chiamatemi e state a casa vostra. E prossimamente lo vedrete negli eventi targati Movida Loca Television Mario Pelliccia. Come? Seguiteci e vedete. Ciao Raffo. Ciao Mario. Alla prossima. Movida Loca Television. Movida Loca Television. Spot.